Miracolo al Ferrante, il caso di dire, il Matese, dopo lo svantaggio iniziale contro la capolista Porto d'Ascoli, cambia spartito e di conseguenza anche la musica. Alla fine finisce 4-1 per i ragazzi di Urbano, dentro Saladino che con due gol poi chiude i conti. Sentiamolo ai nostri microfoni. Allora, Saladino, sei entrato, appena entrato, il primo gol. Due gol nella gara di oggi. Ti aspettavo una prestazione sia la tua che della squadra così forte, così pesante? Sì, che me l'aspettavo perché lavoriamo giorno dopo giorno e i risultati non stavano arrivando, però io ci credo tanto al destino, quindi i 3 punti per me sono meritati oggi, soprattutto perché, ti ripeto, come lavoriamo sul campo, ce li siamo meritati. Con l'arrivo del mister Urbano anche un po' il gioco è cambiato, è vero o no? Sì, è cambiato un pochino, siamo più compatti, siamo un po' più organizzati in fase difensiva, però l'importante è che è il gruppo quello che conta. Quindi prossima gara sicuramente con una spinta maggiore sotto il piano psicologico, dopo la vittoria quella di oggi contro la capolista. Sì, ogni gara è importante, la prossima, quella che verrà. Come siamo stati in difficoltà in questo periodo, non ci siamo mai abbattuti, quindi adesso che abbiamo fatto 3 punti abbiamo preso un po' di entusiasmo e ci serviva questo. Felice anche mister Urbano a fine gara per la vittoria contro i primi della classe. Ecco come si è presentato e che cosa ha detto in sala stampa subito dopo la gara. Allora basta che è entrato Saladino, ma la mano del mister ci è voluta proprio oggi. No, no, sono stati bravi ragazzi a non mollare nel momento in cui al 44esimo del primo tempo abbiamo preso l'1-0 su palla inattiva e sul piano mentale sicuramente è stata una brutta mazzata, però abbiamo iniziato il secondo tempo bene, con una grandissima aggressività, già prima di fare gol avevamo avuto qualche occasione. E sono stati veramente bravi ragazzi. È chiaro che Salatino poi, insieme a Napoletano, perché poverino il primo tempo era solo centralmente, sicuramente gli ha creato qualche problema, più di qualche problema. E siamo stati molto ma molto più pericolosi. A centrocampo abbiamo giocato a due, dove sia Ricamato che Ricciardi hanno fatto un gran lavoro, ma sono stati bravi tutti, dal primo all'ultimo. La difesa molto bene. Dobbiamo migliorare su queste situazioni di palla inattiva perché 4 partite abbiamo preso 3 gol su calcio d'angolo e quindi sarà una delle cose su cui dovremo lavorare molto di più la settimana prossima. Il Matese visto oggi è quello che andrà avanti così. L'atteggiamento deve essere questo, deve essere di una squadra che non molla mai. Noi abbiamo fatto malissimo con il Tolentino, abbiamo fatto bene per 60 minuti a Trastevere. Oggi, primo tempo, abbiamo fatto una buona partita molto ordinata contro una squadra che ti lascia veramente giocare poco. Una squadra che fino ad oggi aveva subito soltanto un gol su calcio d'angolo. Siamo riusciti a fargliene 4, significa che siamo stati bravi noi. La prossima? La prossima andiamo con Roma City, adesso vediamo un pochettino di recuperare soprattutto energie. Stiamo mettendo benzina nel serbatoio. Però la cosa importante oggi, che è sempre la miglior medicina quando le cose non vanno per il verso giusto, era vincere. Vincere poi, come abbiamo vinto noi, soprattutto disputando un gran secondo tempo, fa ancora più bene. Gli elogi arrivano anche da Davide Ciampelli, allenatore della squadra ospite. Mister, è stata una gara equilibrata per tutto il primo tempo, poi cosa è successo? Successo che la vittoria del Matese è meritata e la nostra sconfitta è altrettanto meritata, perché in un primo tempo equilibrato abbiamo avuto la fortuna e la bravura di passare in vantaggio e poi nei 10 minuti iniziali della ripresa c'erano le condizioni per chiudere la partita, perché la sensazione dal campo era questa. Siamo stati superficiali, siamo stati leggeri e noi non ce lo possiamo permettere. Nel momento in cui lo siamo stati, è venuta fuori la qualità del Matese, è venuta fuori l'intensità, la rabbia, tutte caratteristiche che devono essere nostre e che oggi non lo sono state. Si aspettava quindi una squadra così, pur essendo ultima in classifica? I valori del Matese sono ben diversi dalla posizione che occupava e questo lo sapevamo e non è stata certamente una sorpresa. Quello che dovevamo fare meglio era la nostra prestazione. E siamo
ci siamo trovati di fronte alla prima vera difficoltà della stagione da un punto di vista del risultato, e non siamo stati bravi a reagire, a mettere dentro pazienza, calma. Abbiamo voluto riprendere tutto subito, e contro questo tipo di squadre non può essere così. Una sconfitta giusta, una sconfitta che anche nel risultato è larga e ci fa male, e torniamo a casa sapendo di non essere stati quello che noi siamo di solito. Dal Ferrante tutto, Lorenzo Plauso per casertasera.it.